come si può unire degli uomini, degli atleti a volere qualcosa, a ottenere qualcosa, a mirare a qualcosa di importante. A me mi è successo più di una volta di avere dei grandi leader i quali avrebbero voluto essere dei capitani assoluti quando veniva formata la nazionale per andare a un campionato del mondo o a un'Olimpiade. Ma cosa succedeva? Come deve agire? Come deve agire uno che ha da gestire degli uomini? Gestire un parola un po'. Sì, in ogni modo, uno che deve suggerire a degli uomini, che deve scegliere degli uomini per comporre una squadra importante come una nazionale azzurra. Come deve agire? Quando si sente dire io voglio fare capitano, ma non lo dice direttamente al commissario tecnico, lo dice ai giornali, lo dice alla televisione. Questo quando? Un po' da lontano, i Moser, i Salomoni di allora, del mio periodo, quando ci avvicinavamo, cioè al mondiale, quando mancavano ancora 3-4 mesi, tutti volevano essere capitani, tutti volevano essere quelli che decidevano. In quel momento cosa deve fare il commissario tecnico? Deve lasciarli sfogare, perché viene il momento della riflessione, viene il momento, basta sapere aspettare. Nella vita sapere aspettare è una delle cose come quella di ascoltare, è importante. Allora, via via che ci avvicinavamo però al grande appuntamento, ognuno di questi ridimensionava un po' le proprie ambizioni. Perché? Perché sapeva di dover rispondere non soltanto al commissario tecnico, ma al grande pubblico. È sempre il pubblico che ti chiede il perché di una cosa. E quello che riguarda una nazionale riguarda il pubblico. La gente che si mette davanti al televisore, la gente che viene a Colorado Springs, la gente che viene a Barcellona in Spagna o in Belgio, più lontano ancora, in Venezuela, quando Mosè ha vinto il mondiale nel 1977. Ecco. Allora è il momento, in quando si ridimensionano un po' le ambizioni, è il momento di parlare. E come fai a fare il gruppo? Devi conoscere a fondo i corridori, devi cercare di conoscere il loro carattere. Ma non è una cosa facile. Come fai a cercare di capire le ambizioni di un corridore, quello che desidera, le sue reazioni? Nel ciclismo, un direttore sportivo, per esempio, o un commissario tecnico, deve andare alla partenza di una corsa, arrivare per primo nel piazzale dove i corridori poi vengono a firmare e cercarlo. E guardare, cercare di capire che umore hanno, e poi seguirli in corsa, e poi vedere le reazioni del dopo corsa. Ecco come riesci a cercare di capire chi sono. Poi devi essere all'altezza di capire il tracciato di quell'appuntamento, e saper scegliere corridori adatti a quel tipo di tracciato, ma a parità di valori, chi sceglierà? Colui che tu pensi si amalga, proprio per conoscerlo, come ho detto prima, che si amalgama meglio con la squadra. E tu devi sapere assegnargli il ruolo, perché tutti sono ambiziosi, sia il leader, sia l'outsider, sia il più gregario dei gregari.
tutti hanno le proprie ambizioni, però quando sanno di poter sfogare queste loro ambizioni attraverso un ruolo ben assegnato, ecco, è lì che tu assegnando loro con precisione, tu riesci a comporre il gruppo, perché ognuno cerca di capire se quel ruolo che tu gli hai assegnato è un ruolo giusto, è il ruolo che gli compete. È così che si forma un gruppo. Poi